La prima sigaretta della mattina dopo il caffè è la migliore, quella che gusto di più. Nessuna delle altre 30 che seguiranno nel corso della giornata riuscirà a portarle via al primo posto. Nemmeno quella a stomaco pieno dopo il pranzo e la cena. Nemmeno l'ultima prima di addormentarsi. Nessuna mi darà il piacere che provo ora. La cuoca del ristorante sta pulendo il pesce su un bancone di marmo posto all'inizio del piccolo molo. Alza lo sguardo e mi vede. Sorride e mi saluta con un cenno del capo. Ricambio con un breve gesto della mano. Mentre finisco la sigaretta, continuo ad osservare il suo lavoro. Gli fisso le mani, che si muovono, veloci e sicure, in una gestualità che si ripete ogni mattina chissà da quanto tempo, e chissà per quanto tempo ancora continuerà. Me l'immagino catapultata a New York, nel delirio di una metropoli, ferma in mezzo al marciapiede, urtata dal flusso continuo delle persone, fissare a bocca aperta i grattacieli e stagliarsi verso il cielo. Ho l'arroganza di pensare che sarebbe più sorpresa di quanto non lo sia io ora che vivo la sua realtà. Non riesco a darle un'età. Potremmo essere coetanee, ma potrebbe avere 20 anni in meno. L'età di mio figlio. Marco. Se sono qui è a causa sua. La solitudine che ho provato nel mio camerino, subito dopo il concerto, quando l'ho aspettato in vano, non volevo che si fermasse a Londra. La fune che mi aveva lasciato 5 anni fa si era spezzata lasciandomi di nuovo sprofondare nella mente. Volevo continuare a stare da sola. A New York sarebbe stato impossibile. In quest'isola della Croazia posso provarci. La giornata è trascorsa noiosamente rilassata come le 5 precedenti. Colazione, passeggiata, un po' di sole e piedi nell'acqua. Nel pomeriggio, seduta su una sedia di vimini in terrazza con il computer portatile sul grembo, ho iniziato a scrivere qualcosa. Non riesco a concentrarmi. Mi chiedo se Richard non abbia ragione. Non so se sarò in grado di affrontare un mese di questa vita, ma non voglio nemmeno tornare a New York. I miei pensieri balzano da un luogo all'altro e si fanno sempre più scuri. La paura di non riuscire più a vivere da nessuna parte mi assale. In un attimo una breve sensazione di panico mi attraversa il corpo. Il battito del cuore accelera sensibilmente. La fronte si inumidisce di alcune goccioline di sudore. Un nodo alla gola sembra limitare la mia capacità di respirare. Le gambe si fanno molli. Cade tutto in un secondo. Non è affatto la prima volta che mi succede, anche se negli ultimi anni è capitato di rado. So cos'è, ma mi terrorizza comunque. Continuo a pensare che soffrirò sempre, sia in una grande città al centro del mondo, dove le mie giornate scorrono intense e veloci, sia in un posto come questo, dove ogni minimo gesto ha la sua importanza e scandisce il tempo e il suo lento scorrere. Non riuscirò più a vivere al centro dell'attenzione, né famosa e stimata, né isolata e sconosciuta. Devo trovare una via di mezzo. Devo ritrovare un posto mio. Devo calmarmi, respirare a fondo e farmi passare questa crisi. Dietro a tutto questo c'è Michael, e con lui la delusione di non averlo visto, di essere stata per l'ennesima volta rifiutata. Non riesco a rassegnarmi a questo. Mi alzo, vado in bagno, mi sciacquo la faccia e continuo a respirare profondamente. Cerco di allontanare il pensiero di Michael, ma non ci riesco. Allora lentamente lo faccio mio. Devo conviverci senza soffrirne. In fondo l'ho fatto centinaia di volte durante la mia vita. Se non sono riuscita a superare le brutte situazioni, ho imparato a portarle con me. Ho imparato a soffrire in modo diverso, un modo che mi concedesse di sopravvivere, e ci sono riuscita. Torno a sedere in terrazza. Soffia un po' di brezza. Alzo lo sguardo e vedo un cielo diviso perfettamente a metà. Da una parte azzurro e terso, estremamente puro. Dall'altra coperto di nuvole scure e minacciose. Mi sento come questo cielo, spezzato in due. Vorrei poter mescolarne le due parti e rendere il tutto più normale. I sing and watch the children play.
I see the